Pregate per i perfidi, pregate per i fervorosi, pregate per il Sommo Pontefice, per tutti i bisogni spirituali e temporali della Santa Chiesa, nostra tenerissima Madre. E una preghiera speciale per tutti coloro che lavorano per la salute delle anime e per la gloria del Celeste Padre. Pace e bene a tutti. È il pensiero che Padre Pio ci offre per questa giornata, che ci deve accompagnare nell'arco di questa giornata. È quel pensiero che noi conosciamo molto bene, che sentiamo tante volte ripetere. È un po' la definizione che Padre Pio ha dato di se stesso. Sono soltanto un povero frate che prega. Ecco, questa era la missione di Padre Pio, questa era la sua consapevolezza di quello che era lui, un povero frate che prega. Padre Pio inoltre ci ricorda che Dio vede le macchie anche negli angeli, figuriamoci in me, diceva Padre Pio. In questo modo Padre Pio esprime la sua umiltà, il suo atteggiamento di sapere di non meritare nulla, ecco, di attendere da Dio in virtù della sua misericordia, del suo amore. Ecco, non per i meriti che lui poteva avere, anche se certamente ne aveva, ma ai suoi occhi Padre Pio era un peccatore, un povero frate senza alcuna importanza, senza alcun valore, per cui tutto quello che Dio gli concedeva era frutto dell'amore di Dio, della misericordia. Ecco, credo che questo deve essere anche i sentimenti che devono animare la nostra preghiera. Ecco, alle volte sentiamo dire Dio mi deve dare, Dio mi deve concedere, Dio mi deve ascoltare, quasi come se noi avessimo la consapevolezza o la certezza di meritare qualcosa e che Dio forse sia tenuto ad ascoltarci e a concederci ciò che noi gli chiediamo. L'atteggiamento che Padre Pio ci insegna è quello invece dell'umiltà, di sapere di non meritare nulla, anzi di essere debitori nei confronti di Dio, e tuttavia di confidare nella sua grande misericordia, nella sua grande bontà, nel suo grande amore, per cui il cuore di Dio è talmente grande che è sempre pronto ad esaudirci, anche se noi non meritiamo nulla, se noi siamo solo poveri peccatori. E questo ci deve portare appunto ad avere un atteggiamento di umiltà, non solo direi nei confronti di Dio ovviamente, ma anche nei confronti del prossimo, sapere di essere povere creature che non merita nulla, eppure che hanno tanto bisogno del Signore, che si affidano totalmente a Lui. Questo atteggiamento rende la nostra preghiera gradita a Dio, e certamente Dio che è Padre, Padre dal cuore grande, Dio che ci ama perché siamo Suoi figli, al di là dei nostri meriti o demeriti, ecco, certamente esaudirà e ci donerà ciò di cui veramente abbiamo bisogno, anche se talvolta questo può non coincidere con quello che noi desideriamo. Pace e bene.